Catania piove sul bagnato e bastano due gocce d'acqua per mettere in ginocchio una città. Oltre alle due gocce d'acqua per mettere in ginocchio una città, a volte può bastare anche una statua su Facebook. Ne sa qualcosa l'assessore alla bellezza condivisa Orazio Licandro, che in questi giorni si è sbizzarrito a scrivere e riscrivere post sul social network in modo tale da paventare ipotetiche dimissioni per poi scherzare e ritornare sui suoi passi e prendere tutti quanti in giro. Un'altra cosa di quelle che si possono trovare in questo momento su internet è quella proprio del terremoto catastrofico che dovrebbe arrivare in Sicilia al più presto possibile immaginabile. Probabilmente il terremoto è già arrivato e noi non ce ne siamo neanche accorti. A proposito di terremoti, un'altra notizia di quelle che dovrebbero scuotere almeno le coscienze delle istituzioni è quella del fatto che l'azienda di trasporti del nipote del boss ormai defunto Pippo Ercolano è nella whitelist per partecipare alle gare d'appalto pubbliche. In sostanza il nipote è incensurato, ma l'azienda già è stata sequestrata alcuni beni dell'azienda per un'evasione fiscale che dovrebbe essere ancora accertata. In ogni caso, le istituzioni sono sempre presenti per quanto riguarda queste operazioni, non si sa da quale parte. Le istituzioni non erano presenti ai funerali di Salvatore La Fata.